Saraceni a quel tempo. Poi o facevano se coi piccioni o con le bandiere. Addirittura. O coi fumi, no? Questo non si sa come lo usavano. E quindi Dove, sulla destra ci sono quelle case sopra, a 300-400 metri, insomma, c'è un sentiero, va al Colle delle Fate. È il primo insediamento umano, che sono muri megalitici, muri. ma si può, cioè noi dopo ci possiamo Noi ci andare? potete E andare. come ci si va? Dove dobbiamo Doveva passare? arrivare a Rocca Casale, alla piazza, se trovate un parcheggio, fanno l'indicazione, un sentiero che vi porta Quindi là. Rocca Casale, come si chiama il sito? Fa, Colle delle Colle Fate. delle Fate. Qua ci sono delle tombe a Grotticello. Se volete vedere lo faccio vedere qui. A piedi, possiamo andare oppure... Sì, perché questo noi chiamiamo Androne, si stava sotto qua, esce una tomba. Qua tutte tombe. Ma sempre a grotta A come... Grotticello, dovunque scavavi dovevano. Vedi, qua hanno scavato, hanno trovato delle. Hanno trovato qualcosa di buono qua. Qua continuano a scavare, trovano. Quindi evidentemente questi terrazzamenti, diciamo, sono postumi fatti dall'uomo. Sì, no, scavavano, vedevano che c'erano la possibilità di tumulare dei morti. E qua la stessa cosa, perché se vedi questa piana, no? Non poteva essere così. Se là è scosceso, là è scosceso. Questa terra come si sta qua? Da dove l'hanno presa? Due Qua batterie. sopra. Ce l'ho in macchina. Quindi questo era un Ma cimitero. dove? Dentro la custodia di Loro qua. scavavano, mettevano e portavano la terra giù. Statuette di bronzo. Ma quindi quando vengono a scavare vengono così, senza Prima, ma l'autorizzazione? adesso controllati. Se no ognuno viene qua fa... Vedi qua. La terra stessa gli riportava, proprio a scavare per seppellire la gente. Vedi, c'è terra e sabbia, sabbia dura. Cioè, infatti sono due strati duri, sotto, sopra e in mezzo. Permettevano proprio di fare delle tombe. Andava verso Collarmele, Alba Fucens andava a Tiburtina, no? Sì, verso Però Avezzano. da Predda ce n'era un'altra strada che andava a Angizia, da Predda andava anche a Marzo, San Benedetto. Ma quindi la Tiburtina collegava... Da dove partiva la Da Tiburtina? Corfino. Da Corfino partiva. E arrivava fino A a Roma. Roma. Si trovano ancora i lastricati. Poi sono venuti certi studiosi da dietro, li ho fatti ritrovare la strada vecchia. E a un certo punto seguiva la strada della ferrovia per un periodo, per non fare molta salita, no? La strada era molto più lunga, più leggera. Quarto, quinto secolo. E c'avevano i chiodi in testa. Sì. Là sono uscite delle colonne enormi, colonne ioniche, ma tutte lavorate con capitelli, era come
come Atene, diciamo, immaginate Atene o Siracusa, sì. I templi di Siracusa, tutta da Agrigento, era così era fatto. Di epoca dorica, quindi. Ionica. Ionica. Ionica e dorica. In varie epoche sono state fatte. Poi questa qua nel 1000 l'ha fatto il vescovo Trasmondo, ha rifatto il castro utilizzando il materiale. Questa valletta qua, vedi, si entrava da sotto, poi quando riscendiamo vi faccio vedere l'entrata che andava al circo. Questo sarebbe per l'anfiteatro. Questo qua? Questo qua. Se scavano poi puoi trovare le fondamenta. Non trovi più perché era naturale, vedi com'è. E dietro, di là ci stava il tempio di Giove, di Bellona. Ma quindi quelle colonne che ci stavano, che cosa erano? Un insediamento? Cioè era una... Quello era del... Ancora prima dell'epoca del romana. Secondo secolo prima di Cristo. E dove sono state ritrovate le colonne? Ma là per tutto ci sono. Ah, sotto le mura tutto, proprio? Tutto. Se scavano sotto le mura là, perché sotto c'è una sorgente pure. Se scavano sotto le mura, ritrovano i resti antichi. Ma quindi queste mura quando sono state costruite successivamente? Queste qua? Sì. Queste sono state fatte nel 1000. Dopo, questo andava sempre a decadere, dopo gli Ungari, i Bulgari, i Saraceni hanno distrutto tutto, no? Poi Trasmondo rifece il castrum, sì. Tutte le mura intorno così. E là c'era una torre che avvisava popoli. Avvisava popoli. Il famoso fiume, il famoso ponte che non fa passare Cesare, nel 54-55, quando venne a invadere dopo Cristo. Sì. Abbatterono il ponte e ci misero 3 giorni per abbatterlo. Io ho scoperto dove montava e dove smontava il ponte. Questo grande. Ma poi l'hanno rifatto sopra il ponte? No. Poi l'altro li ricercano a Popoli, cercano, perché Popoli faceva parte di Corfinio, c'erano gli abitanti di Popoli, erano i cristiani che, perché Corfinio non si voleva sottomettere ai cristiani, no? Sì. Cioè i cristiani a Roma che già cominciavano a comandare i cristiani, allora li cacciarono fuori e loro sono andati a abitare a Popoli, al sorto Popoli. E questi erano tutti signoroni. Ma quindi questa inizialmente quando all'epoca dei cristiani era un possedimento? Era un municipio romano. Municipio romano. Cioè ha perso la guerra, ha avuto la cittadinanza e diventato cittadino romano. E quindi a Corfino. Qualche tomba. Vedi là. Quell'androne là, sì. Erano le tombe a Grotticella, ma ce ne sono molte di molte epoche. Quelle di che? Quelle del terzo secolo avanti Cristo. Caspita. Sia là che qua e qua c'erano le tombe. Resistito bene. Possente, perché esisteva Corfinio, che era grandissima, era 3 miglia per 7. 3 miglia per 7. Era grande, 3 miglia per 7. E sul Mona che era un piccolo villaggio. C'erano 300 templi. 300 sono molti.